dimenticato com'era il finale. Non trovo nemmeno l'ultima pagina. Ma veramente mi sembra di ricordare che Cesare poi esce di casa e si dimentica di prendere le chiavi. Guarda che ti ricordi male, eh. Ormai conosco la sceneggiatura a memoria. È la moglie che esce di casa perché non si ricorda dove ha messo l'auto. Allora perché Cesare esce di casa, poi torna indietro, suona il citofono e quando la moglie gli risponde dimentica la ragione per la quale era tornato indietro? No, no, no! Così la storia non ha senso! Escono insieme sul pianerottolo dimenticando la televisione accesa, il tè sul fuoco... Vabbè. Senti! Come si chiama il cameraman? Claudio! Claudio. Rivediamo il girato. Scusa, Angelo, eh? Ma lo sceneggiatore non aveva comunque previsto che Linda, uscendo dall'appartamento per andare a portare le chiavi al marito che le aveva di nuovo dimenticate, battesse la testa sui mobili della cucina e in conseguenza di questo fatto perdesse la memoria di quello che stava facendo. E poi... No! Si sente suonare la porta! Accidenti, non mi ricordo come proseguiva. È Linda che dice a Cesare di andare ad aprire la porta. Ma mentre va, trova le chiavi della macchina e dice: ah, ecco dove le avevo lasciate. Le rimetto a posto, così non me le dimentico più. Però poi si dimentica di aprire la porta. No, eh? Rivediamo il girato. Sì. Ora vado. È arrivata la fattura del pittore. Come ha detto di saldargliela? Con un assegno. Con quello che ci ha fatto pagare, la firma la dipingo. Così il capolavoro è completo. Ho dimenticato di prendere un nuovo libretto degli assegni. Dov'è il tuo? Dentro la lavatrice. Nella lavatrice? Che strano. Amore! Hai visto il caricabatteria del telefonino? Ma quanto li ho cercati! Ho trovato gli occhiali, erano sotto il libro, all'ingresso! Mettili subito in valigia! Ah, visto che sei lì, innaffia anche la pianta! Cara!
sai dov'è il telecomando? No, nel forno microonde. L'hai trovato? Sì. In mezzo alle posate. Lo rimetto a posto. Lo rimetto a posto. Ma va. Che stai facendo? Non mi ricordo. Ma che ore sono che ho dimenticato di cambiare la batteria all'orologio? Le 20. Mi sento così stanco che sto pensando a quello che ho fatto oggi. Mi andrebbe tanto di mettermi in pantofole e vedere un po' di televisione, magari sorseggiando un po' di whisky. Ma faccio fatica a ricordare come è trascorsa la giornata e quello che è successo. Beh, ti dico io che cosa è successo. La giornata sta terminando e... il bidone della spazzatura è ancora pieno. Dovevi pagare la fattura del pittore? E non hai, non dico compilato, ma nemmeno accennato a vergare una cifra sull'assegno. Né tantomeno hai preso un nuovo libretto degli assegni. Il cellulare ora si spegne perché la batteria scarica. Non hai lavato la macchina? C'è acqua dappertutto, tranne che nella pianta. Ma scusa. Vorrei guardare il telegiornale, ma di nuovo non riesco a trovare il telecomando, perché di nuovo ti sei dimenticato di metterla a posto! Però tu... Non mi ricordo quello che dovevo dire. Ma lo sai che veramente non me la ricordo nemmeno io? Ma che novità! Mi chiamate lo sceneggiatore, per favore? Sono Angelo. Va bene, ho capito. Non ti ricordavi che giravamo oggi e così sei rimasto a casa. Però il finale a sorpresa che avevi detto che avresti aggiunto, almeno lo potevi scrivere sulla sceneggiatura. E che cavolo, che produzione è questa? Ma ti faccio licenziare subito! Come? Ma che vuol dire? Il corto finisce lì perché non mi ricordo come doveva finire. Ma che domanda è questa? No. Per favore. È caduta la linea, richiamalo. Non capisci, ma...